amici, ben ritrovati. Eccoci qui al Crevada Summerfest 2023. Siamo in compagnia di Dorino Zanco, che è il presidente dell'associazione Vai Crevada. Sì. Un piacere ritrovarti, Dorino. Certamente. Si inizia la grande anche questa edizione. Basta guardare intorno a noi che stasera abbiamo full, tutto pieno dappertutto. Tante tre serate piene anche di avvenimenti musicali. Certamente. Questa sera il tributo a Max Pezzali. Esatto. E quindi quali sono i piatti tipici di questa festa, Dorino? Questa, il pastin che viene dal Paro, è sempre buonissimo, e il booster, formaggio cotto, un po' di grigliata mista e la costata. E quindi dopo andremo a assaggiare anche noi queste prelibatezze. Ma certamente. Dorino, tu mi dicevi poc'anzi a telecamere spente, facevamo una chiacchierata, un grandissimo grazie a tutti i volontari che ci stanno dando mano. Ma non poco, tanto tanto grazie, perché senza di loro non facciamo niente. Io da solo sono il presidente, però è che vuole la manovra. Dorino, prima di lasciarti, perché so che sei impegnatissimo anche te in cucina, ti lascio dare appuntamento a tutti i telespettatori per il prossimo anno, alla prossima festa. Ma certamente, se sono qua, vi aspetto numerosi come quest'anno. Alla festa di San Giuseppe, che viene il 19 marzo. Quindi vi aspettiamo anche noi qui a Crevada, perché l'associazione di Dorino con tutto il suo staff vi attenderà per servirvi degli ottimi piatti e una gustosissima birra. Alla prossima. Certamente, certamente. Un grazie a tutti. Grazie mille. Specialmente a te. Grazie mille, Dorino, ma un grazie soprattutto a voi, che siete tantissimi volontari che fanno del bene per il territorio. Certamente, abbiamo la chiesa da mettere a posto adesso e i soldi vanno là. Perfetto. E allora venite a mangiare, perché sapete che tutto ricavato è per una buona opera. Ok, sarà fatto. Grazie. Grazie a te. We'll be right back.